Buongiorno, mister. Come si batte la Sampdoria? Si batte correndo, si batte soffrendo, si batte avendo grande rispetto di questa squadra che ha dei giocatori importanti, si è messa un po' in sesto anche come qualità durante il mercato invernale, giocatori motivati, ha fatto questa vittoria col Frosinone, probabilmente vincendo in un momento magari che stava anche soffrendo come concetto di gioco. È una squadra che ha delle qualità importanti, grande attenzione, grande credibilità in quello che si fa e soprattutto giocare una partita per vincere, come è nel DNA adesso di questa squadra qua. Beh sì, si perderanno anche delle situazioni, però si può dire anche la squadra che in proporzione a quello che crea davanti e subisce anche meno di quello che riesce a produrre, no? Perché si pensa che l'ultima parte a Roma, l'ultima partita, ha preso un gol sul calcio di rigore, un gol sul fuorigioco. È un gol che si può prendere fuori casa, quindi non è una squadra che poi concede molto. Ma stare molto attenti a quello che noi concediamo, soprattutto a quello che facciamo in chiave d'attacco, perché secondo me la chiave importante per la squadra di calcio è quella di non di riuscire a fare più gol degli altri, perché è più facile subire che farli, però riuscire a dare un'esatta proiezione che deve essere una mentalità vincente che va in campo, non mentalità sparanina. E questo mi sembra che da adesso abbia questa mentalità ed è quello che probabilmente ci permetterà in futuro, da domani sera, di poter pensare a una salvezza che per tanti è utopia, ma per noi resta una realtà concreta. Una riflessione proprio in vista di questa fase finale del campionato, dove adesso ci siamo dentro, no? Tu dicevi in più di un'occasione, ogni partita, guarda ogni partita, guarda ogni partita per vincere. Non c'è il rischio di creare troppa pressione sulla squadra da questo punto di vista? No, ma la squadra è già mentalizzata, lo dico. La squadra è già mentalizzata, sa che fa il suo dovere, sa che ha delle qualità importanti per poter andare in campo con quello tipo di mentalità. Io torno a ripetere, non è una pressione, è una questione di testa. Cioè, la squadra va in campo con quella, nessuna squadra del mondo va in campo con quella di perdere. E nessuna cosa nel mondo nel campo per far vedere agli altri che è più debole, ma dal campo, buttando sul campo quello che sono le sue caratteristiche, che sono quelle di velocità, di intensità, di reattività. Moralmente, la squadra che deve essere giunta deve essere rispettata per dare il massimo di quello che può in questo momento, in tutte le componenti che ha. Ed è una squadra che lotterà sicuramente sul pallone per far sua la partita, ma perché è un dovere nostro cercare di vincere, no? Perché è un obbligo. L'obbligo a giocare è ad alta intensità, l'obbligo a giocare per avere una certa mentalità, poi se tu hai prodotto tutto quello che puoi produrre per poter vincere, alla fine il risultato ti dà ragione o meno, però il risultato è fatto di tante situazioni, come un gol fuori gioco, come un palo, come una svista, come un gol sbagliato. Quindi dice no, ma c'è passione su questo. La mia riflessione era anche questa, mister, ovviamente in questa situazione qua, chiaro, nessuno mette in dubbio l'aspetto morale, l'aspetto anche di quello che la squadra in campo, no, però lo vedevo anche. Dopo devi correre perché sei rimasto troppo indietro, quindi dice, no. E quindi magari una sconfitta come quella di Udine può rovinare il tuo progetto, oppure se hai questa settimana abbassa un po' il gradino, chiaramente lo scolamento finale c'è, però puntare su al calcio è una bellissima cosa, che a martedì si ricomincia sempre, quindi si riprende a fare quello che si è sempre fatto, con convinzione di far bene. Il convincimento arriva se la squadra ti butta sotto il treno, ma invece questa squadra qua ha un convincimento che è più lungo del tempo di Udine, per essersi convinta che questa è la via esatta per portare fino in fondo. Beh, non toglie sicuramente nessuna certezza ai giocatori, non ha tolto sicuramente nessuna certezza a noi che andiamo in campo per dare motivazioni importanti, e penso che non abbia tolto certezza neanche alla città, devo dire la verità, perché la città è tutto quello che è dietro e vicino ai giocatori, vicino alla squadra. Quindi dare il massimo come ha fatto col Chievo, perché anche prima del Chievo si parlava di una ultima spiaggia, se il Chievo ti batte vai giù, poi dice ma se bacia il derby importante si vince, poi vai a Udine, perdi. Quindi il concetto di dare un equilibrio è quello che si fa sempre. Noi eravamo salvi col Chievo, non siamo con l'Udinese, andiamo avanti per la vostra strada, che è quella giusta, perché è quella che ci ha permesso di fare nei giorni di ritorno tanti più punti di quelli che sono poi le altre squadre che magari sono più avanti di noi. Quindi io penso che la squadra su un talento importante, dopo aver fatto questi 10 punti importanti, ed è su questo che dobbiamo battere noi, no? È chiaro che adesso le partite si accorciano e ogni partita diventa importante, però se non avessimo avuto questo talento
di risultati tutto l'anno, è chiaro che a questo punto qua forse vanno in maniera diversa, messi in maniera diversa, non costretti sempre tutte le domeniche a essere colpato di andare in campo, di dare il massimo dello stesso, di aggiungere risultati, di avere un po' di fortuna. E quindi le componenti di una prestazione sono fatte di tante cose e sono fatte anche, intorno a ripetere come prima, di situazioni che si verificano, che hanno moralmente il là a prestazioni importanti, ma che hanno moralmente il là a prestazioni magari che sono meno importanti.